Oh, buongiorno, dottore. Buongiorno. C'è qui una circolare dell'uomo invisibile. Ah, del presidente. E che cos'è? Contro le raccomandazioni. Mi dica un po', quel giovanotto che avevo raccomandato. Gli ho trovato un posto, come a Ventizio per ora. Ma passerà in pianta stabile appena potremo mandar via l'operaio numero 27. Perché proprio quello? Perché è l'unico che non ha raccomandazioni. Ma non si preoccupi, dottore, alla prima occasione... Oh, Gina! Ho una buona notizia da darti. Grazie. Dottore, non merito ancora di essere chiamato Marco? Speravo che ormai... Qual è la buona notizia? Cosa vuole quello da Gina? Ma Walter, fa attenzione! E adesso esageri! Vuoi dire a tuo fratello Arturo di venire domani in stabilimento? È stato assunto. Non so come ringraziarla, dottore. Buongiorno, Gina. Buongiorno. È permesso? Sì. Vorrei parlare con tuo padre. Perché? Oh, il dottor Vallini, prego, prego, s'accomodi. Avanti, senza complimenti, prego. Che piacere. Aspetti un momento a dirlo. Perché? Cosa c'è? Dov'è suo figlio? Mio figlio? Ma non so. Ma non è venuto in stabilimento per il lavoro straordinario? E infatti ha eseguito un magnifico lavoro straordinario. Ah, sì? Ha sottratto 350 grammi di streptomicina. No. Proprio no. Così. Ma, come può essere così onesto? E perché l'avrebbe fatto? Ah, ecco! E l'ha fatto per suo padre. Sì, sì, l'ha fatto per me. Perché sa che sono malato. Scusi. L'ha rubata per venderla. No. Vuol farlo arrestare? Cosa? Beh, non so proprio come comportarmi. Sono venuto qui per chiedere un consiglio. Ah, sì? Un consiglio? Ma dica, dica. Io gliene do mille di consigli. Tutti quelli che vuole. Non lo voglio da lei. Lo voglio da Gina. Da me? Sì, da te. Se tu fossi al mio posto, denunceresti Arturo? No. Perché è tuo fratello, è tuo parente. Vedi, cara... Anch'io, se Arturo fosse qualcosa per me, un cognato, per esempio, non lo denunzierei. Perché dovrei gettare del fango sulla mia famiglia? Appunto, perché dovrebbe gettarlo? Non lo getti. Ma questa non è la mia famiglia. Però potrebbe diventarla. È quello che ho sempre sognato. Ma non dipende né da me né da lei, caro signor Cairola. Dipende da Gina. Gina, figlia mia, hai sentito? Vuole sposarti, eh? Non è un operaio questa volta, è un signore, un tecnico, un dirigente, un amico, un santo. Ho semplicemente un innamorato. Lo vedi, è pure innamorato, cosa vuoi di più? La tua risposta è sì, è vero figlia mia? È sì? Eh? Come vuoi, papà. Ah, ah, Dio vi benedica, figlioli. Dio vi benedica. Presidente. Oh, dottor Vallini. Come va? Scusi, Sava, io non so proprio come ringraziarla. Lei mi ha dato le due più grandi soddisfazioni della mia vita. Quella di portarle via la ragazza che amo e quella di darle questo sul muso.